oggi su quello sport abbiamo ricordato che ci sono dei difensori che hanno il vizio del gol, che tre difensori, tra cui il signor Scioli, con doppietta, venuti con doppietta, e Chiamozzi, tre difensori hanno buttato come 13 punti a Lecce, quindi 5 partite. Poi ha fatto Bissi col Verona, col Palo se non sbaglio, gol è l'ultimo gol, quello decisivo. A questo punto? A questo punto a livello personale diciamo che il vizio del gol a me piace. È normale che quando si va a saltare sui calci piazzati un occhio di riguardo su difensori che scendono lo si porta sempre. È normale che io a livello personale cerco di portare il mio contributo alla squadra, no? E al risultato finale, quindi che i miei due gol abbiano fruttato comunque 6 punti, questo mi riempie di gioia e cerco ad ogni calcio piazzato di rendermi pericoloso per far sì che qualche rete in più non sarebbe male, insomma, anche perché qualche soddisfazione quando si fa gol è bello togliersela. Sì, sì. Senti, a parte le sfide, che vuole per tornare in Serie A, imperatissimo una volta con la salvezza, adesso sta dando dei segni di riscossa, quindi diciamo lo affrontate in un momento particolare, no? Ma io credo che questo sia un campionato che dalla prima giornata ci abbia dimostrato che non è facile andare a giocare in nessuno dei 19 stadi, soprattutto in questo momento che il Crotone nelle ultime 3 partite ha fatto 2 vittorie e un pareggio, quindi sicuramente troveremo un ambiente caldo perché lo stadio sarà infuocato, troveremo una squadra agguerrita perché vorrà fare i punti salvezza. E allo stesso tempo dovremmo essere noi agguerriti perché ci spetta una partita molto difficile sotto il punto di vista dell'intensità, dell'aggressione da parte loro perché ci verranno ad aggredire giocando in casa, e dovremmo essere molto bravi a livello mentale a leggere prima le giocate, prima ancora di ricevere la palla. Secondo me questa sarà una chiave di lettura importante che dovremmo sfruttare bene domenica a Crotone. Simi, in un momento di grazia, quanto è difficile marcare un giocatore delle sue qualità? Sicuramente è uno degli attaccanti che è più difficile da marcare, no? A livello fisico è un giocatore prorompente, è un giocatore molto alto, ma allo stesso tempo è un giocatore abile con i piedi, quindi è sicuramente un valore aggiunto del momento di questo Crotone. Dovremmo essere bravi a creare quella gabbia, tra virgolette, per arginare le sue manovre. C'entrano solo 4 trasferte o no? 6 in casa. 3 di queste 4 squadre lottano per la salvezza. Oggi un collega molto acuto, molto attento alle statistiche, notava che l'andamento di quest'ultima partita in trasferta a Lecce è un po' calato in trasferta rispetto alla partenza iniziale. Ecco. Quindi giocare 6 partite in casa e 4 in trasferta, ma queste 4 hanno delle insidie particolari, oltre al tutto. Basterebbe vincerle tutte, no? No, a parte gli scherzi, sicuramente noi siamo abituati ad andare in ogni campo per cercare di imporre quello che è la nostra filosofia di calcio, un palleggio, iniziare l'azione da dietro quando possibile, perché cerchiamo comunque di non metterci in difficoltà da soli.
Però cerchiamo di imporre quello che è il nostro gioco. Quindi, se si gioca in casa, perché si gioca in casa? Se si va fuori, anche fuori casa, cerchiamo di mettere quelle che sono le nostre caratteristiche al servizio del compagno e della squadra per far sì che a fine partita si possono portare a casa i 3 punti. È normale che più si va avanti verso la fine del campionato e più i punti in questo momento pesano e valgono anche doppi. Ed è normale allo stesso tempo che andando a giocare fuori casa contro squadre che si debbano salvare, trovi sempre degli ambienti molto più difficili a confronto a quelli che potevano essere il girone di andata. Dopo che tu hai fatto delle promozioni con Benevento, no? Sì. Come si dice, in questa legge c'è qualcosa che potrebbe, diciamo, riprendere l'impresa che l'anno scorso non c'è, c'è qualcosa che riguarda Guarda, io, la squadra. come ho detto anche in altre circostanze, credo che la spensieratezza di quel Benevento con le poche pressioni che si avevano nel poter fare i 2 salti di categoria, credo che possa rispecchiare un po' quello che è il Lecce oggi. È normale che in questo momento le aspettative sono alte, no? Da parte di tutti nei nostri confronti, ed è normale che abbiamo quella consapevolezza di essere una squadra in grado di poter mettere in difficoltà tutti. È normale anche che non dobbiamo avere l'assillo di dover vincere per forza questo campionato. Stiamo lì, ci stiamo tra virgolette divertendo, perché se ci divertiamo giochiamo bene, se ci divertiamo significa che vinciamo le partite, quindi ci stiamo divertendo, e con quella spensieratezza con la quale abbiamo iniziato il campionato dobbiamo continuare ad essere determinati in ogni circostanza e su ogni pallone, perché quello ci ha fatto fare il salto di qualità in determinate partite. Allo stesso tempo dobbiamo smussare quelli che sono stati quelle sviste, quegli errori che fino ad oggi magari non ci hanno permesso di poter fare addirittura più punti di quelli che abbiamo. A gennaio hai fatto un scelto importante. Cosa ti ha convinto maggiormente del progetto societario che ti ha spinto comunque a rimanere qui a Lecce? Io, come ho detto anche in altre circostanze, a gennaio è arrivata questa chiamata da parte del Sassuolo e sono lusingato di questo. Poi il confronto con la società, io, da parte mia avevo dato la possibilità di poter andare, anche perché l'offerta era veramente, importante da parte della società. Ed è normale che l'ultima parola spetta a Lecce. Poi nell'ultimo confronto loro non hanno voluto portare avanti la cosa, si è chiusa. Io, come ho sposato il progetto a giugno, l'ho portata avanti con molta serenità e voglia a gennaio. Quindi diciamo che già ero sul binario giusto, non è stato così difficile poi accettare quella che è stata la decisione societaria. Un giocatore di tanta esperienza, ma cosa ti ha dato in più di Verani in questi mesi? Guarda, il mister, come è stato detto più volte, è veramente un martello dal lunedì, è un martello dal passaggio semplice al controllo che ti fa fare la differenza, quindi è a 360 gradi. Lui cerca di metterci nelle condizioni ideali per esprimere al meglio quelle che sono le sue idee di gioco. Quindi credo che i risultati stiano dando ragione a quelle che sono le caratteristiche di questa squadra e allo stesso tempo quello che è il pensiero di gioco e la filosofia di gioco del mister. Lasciata con Madone con tanta rabbia, con tanta tristezza.
quanto contribuisce a noi di più della voglia di riassemblare quella serie che lasciava. Guarda, per 10 partite ho capito che quello è un altro mondo, ma veramente un altro mondo, un altro calcio, un'altra velocità, un'altra interpretazione, e capisci che quello è il calcio. Quindi non c'è cosa più bella di potersela rigiocare e soprattutto riguadagnare sul campo. Ci sono arrivato tardi, perché comunque ci sono arrivato all'età di 30 anni, ma questo non significa che le ambizioni e la voglia sia diminuita da quando ho aspirato ad arrivarci, da quando ho iniziato. Anzi, aumenta sempre di più, perché quando la assapori ti rendi conto che quello è il calcio e te la vuoi andare a riprendere. Quindi credo che questa mia determinazione e questa voglia cerco di trasmetterla quotidianamente anche agli altri. È normale che non dobbiamo avere l'assillo, come ho detto prima, di dover vincere per forza, però abbiamo veramente una grossa opportunità, e coglierla sarebbe veramente aver fatto qualcosa di straordinario.